Mettiamoci comodi perché questo video sarà lungo, perché è il video in cui mangio i cereali e rispondo alle vostre domande. Allora, le domande me le sono segnate tutte su un quadernino, insieme anche ai nomi di chi me le ha fatte. E per chi non volesse vedersi un video da 30 minuti, perché probabilmente quello sarà il tempo, sotto in descrizione metterò i minuti dove ci sono le domande precise, poi a un certo punto mangerò, ci sarà il minuto anche per mangiare insieme. E niente, e si parte. Allora, prima di rispondere a tutte le domande, però devo fare una premessa, perché la maggior parte delle domande, il che è pure logico, sì, mi sono come hai avuto la passione per fare questo? Qual è il tuo coso preferito? Ok? Allora, premessa fondamentale. Io non ho passione per nulla. Mi piacciono tantissime cose, ma all'alba dei 40 anni ormai so che non c'è nulla che mi piaccia così tanto da avere una passione. E per questo che mi piacciono tante cose, troppe cose, anche tutte volendo. Però passione non ne ho. È quello che vi avevo detto l'altra volta. La passione per la cucina io non ce l'ho. Io ho fame e bisogno di mangiare variato. E di conseguenza ho imparato a cucinare. E poi io ho una sorta di autismo dove quando inizio a fare una cosa la devo fare in maniera quasi ossessiva, quindi io non posso vedere un film a settimana, ne devo vedere almeno uno al giorno, non posso giocare a un videogioco l'anno, ne devo giocare almeno uno a settimana, è tutto così, ok? Quindi io non ho passioni, ho tanti interessi e non ho cose preferite. E questa è una cosa un po' più difficile da spiegare perché tutto quello che è il preferito in questo momento. Io sono convinta, e lo so ormai, che se incontrassi la me di 5 anni fa, la me di 10 anni fa, eccetera, eccetera, tutte le varie me si prenderebbero a sputate in faccia. Perché non c'entriamo più niente, non abbiamo neanche gli stessi gusti. Ci sono delle costanti, da quando esisto mi piace Herzog, posso dire che il mio regista preferito è Herzog, ma è l'unica cosa. Il mio gioco preferito è Dragon Age. Ecco, due cose preferite. Il resto ho cose che mi hanno segnato, ma il fatto che mi abbiano segnato non significa che siano le mie preferite. Ok, premessa fatta. Allora, partiamo subito da questo. Infatti, Maurizio Bertoli mi chiede da dove è nata la passione per la lettura? Ecco, io non ho la passione per la lettura. Anzi, devo dirti la verità che io non ho letto per almeno 10-15 anni. Ho ricominciato a leggere l'anno scorso. Quando ero ragazzina leggevo tantissimo, era la cosa che facevo di più, passavo i miei pomeriggi in biblioteca. Il mio migliore amico era il bibliotecario, che aveva 70 anni, e leggevo tipo un libro al giorno. E poi ho letto per tanto tempo, poi a un certo punto ho smesso di leggere narrativa, perché io ho un po' di difficoltà a leggere le cose contemporanee, quindi leggevo solo classici. A un certo punto mi era parso di aver finito il materiale, e non era vero, ovviamente. E poi mi sono messa a leggere i saggi, anche perché a un certo punto mi sono messa a fare politica e in strada, e praticamente dovevo leggere per insegnare alle persone le cose, no? E quindi leggevo tantissimi saggi. Poi a un certo punto ho smesso anche di fare politica e di leggere saggi e ho smesso di leggere. Non leggevo niente, neanche le scatole di cereali. Poi, l'anno scorso, in un periodo un po' brutto, ero tanto, 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 tanto in ansia, ho trovato un libro in casa che era Il vecchio e il mare di Hemingway e l'ho letto tutto in una giornata e ho scoperto che leggere mi toglieva l'ansia. Quindi io quest'estate non so quanti libri ho letto, ma molti più di uno a settimana, tantissimi ne ho letti. E leggere secondo me è una gran bella cosa, è un peccato che io non lo abbia fatto per tanto tempo, sto cercando di recuperare il tempo perduto, ma non è così semplice. Consiglio di leggere a tutti, non perché arricchisce chissà che cosa, non perché nobilita, ma perché è bello, come tutte le cose. Poi c'è gente che si crede, scusate, che si crede sto cazzo, solo perché praticamente legge, pensando di essere detentore assoluto della cultura. Non è così, dove l'ho trovato un altro youtuber a cui cade il cellulare non gliene frega un cazzo. Quindi vabbè, non ho la passione per la lettura, però mi piace proprio tanto. Però c'è anche da dire che io ho difficoltà a leggere tutte cose contemporanee, ho molti pregiudizi sugli autori italiani, anche se alcuni li leggo, e mi basta l'incipit di un libro per sapere se quel libro lo leggerò mai. Ho sbagliato un paio di volte, e poi quei libri non li ho letti leggendo l'incipit, però il contrario è praticamente stato impossibile. Cioè, se l'incipit mi fa cagare, non riesco ad andare avanti. Poi, sempre Maurizio Bertoli, chiede, qual è l'accostamento di ingredienti più buono che hai provato? Ecco, io questa cosa qua non so rispondere. Mi piace moltissimo mangiare, come avete capito.
Posso dire che quando ho scoperto il burro d'arachidi mi ha cambiato completamente perché può essere messo praticamente ovunque e io ho scoperto un sacco di contrasti belli. Però no, non ho questo tipo di... non è che faccio le classifiche, come dicevo, dipende dal periodo. Poi ci sono dei periodi che io mi fisso, tipo il mese scorso mi sono fissata con salsiccia e uva, l'ho mangiata tipo 4 volte in una settimana, ma mi fisso semplicemente. Non ce n'è uno... La scoperta più scoperta è il burro d'arachidi, ma perché da noi non si usa, adesso sì, però quando l'ho scoperto non si usava e di conseguenza è stata una scoperta proprio nuova. Poi vediamo un po', una risposta semplice. Marica Nozzabielli mi chiede la colonna sonora di film preferita. Allora, io e la musica abbiamo un rapporto un po' tiepido, la ascolto tanto perché faccio palestra, però non è che io ascolto le discografie, lo facevo una volta, anche su quello sono stata autistica, ho ascoltato un sacco di roba, però poi ho scoperto che come interesse la musica non me ne fregava un cazzo, a fin dei conti. E sui film spesso e volentieri manco mi accorgo che esista, che esiste. Ti posso dire che il mio musical preferito è Jesus Christ Superstar. E che è stupendo, lo so, a memoria, il disco l'ho ascoltato milioni di volte. E se devo scegliere una colonna sonora musicale, io scelgo quella di Cannibal Holocaust fatta da Ortolani, perché se l'avete, vabbè, il film è da psicopatici, è un horror, no? Sulla falsa riga dei Cannibal Movie, anche se non c'entra un cazzo con i Cannibal Movie, ma insomma, quella roba là. La musica di Ortolani è super dolce, super tranquillona. E fa un contrasto eccessivo con le immagini che invece ha fatto Diodato, che sono horror. Quindi a me piace molto quel tipo di contrasto. Quindi non è tanto la colonna sonora, ma l'insieme delle immagini con la colonna sonora. Poi, quale libro, Serena Brani mi chiede, quale libro ti rappresenta di più e qual è il tuo libro preferito? Hai mai letto Mauro Corona? Mauro Corona non so praticamente chi sia, e questo è facile. Libri preferiti, come dicevo, non ne ho assolutamente. Posso dirti che ultimamente uno dei libri che ho detestato e amato nella stessa maniera, nella stessa intensità, è Stoner di Williams. È la vita di un uomo racchiusa in un libro e mi ha messo molta angoscia, probabilmente perché sono in un periodo della mia vita in cui so di essere a metà, bene che mi vada peraltro, e di conseguenza vedere in un libro, in un volumetto così piccolo, la vita di un uomo, iniziare e finire, mi ha angosciata ancora di più. Tieni conto che sì, tanti libri hanno questa cosa che c'è l'inizio e la fine di una vita, ma proprio questo libro è proprio solo e esclusivamente sull'esistenza di una persona e sull'utilità o meno della sua esistenza. E quindi in questo momento è Stoner. Ma quando ero ragazzina sono stati gli altri libri che mi hanno segnato e mi hanno formato. Uno che sapevo letteralmente a memoria, cioè potevo recitarlo, era il ritratto di Dorian Gray. Se devo dirti perché il ritratto di Dorian Gray mi abbia colpito così tanto da ragazzina, proprio non ne ho idea, perché non sono più la stessa persona. Però mi ricordo che quello era proprio uno dei miei libri principe. E un altro libro che io ho amato tantissimo, perché avevo 15-16 anni, era Jack Frusciante, uscito dal gruppo di Brizzi. Brizzi? Brizzi? Vabbè, andatelo a googolare, non lo ricordo neanche, vedete, ecco, lo sapevo a memoria, manco mi ricordo più che l'ha scritto, questo è per rendervi conto. Libri che mi rappresentano non ce ne sono, non direi che è proprio, non mi sento rappresentata mai da nulla, quindi no. Poi, vediamo. Anarchico fa una domanda esistenziale a cui noi non rispondiamo, ma semplicemente la nominiamo ed è siamo noi a scegliere il cibo, è il cibo che sceglie noi? Ottima domanda, non lo so, non lo so. E Sara B mi chiede dove compro le felpe che indosso, e aggiungerei anche le magliette, lo sapete, io sono ambassador di Pampling, questa non l'ho comprata su Pampling, io compro magliette da sempre, ok? Quindi quando è che ho iniziato a avere più popolarità, mi sono proposta a Pampling per venderla, perché io le collezionavo, già. E quando mi hanno detto di sì, sono stata molto contenta. Quindi io lavoro per Pampling, le felpe le compro quasi tutte là. Però in realtà, se vabbè, già qui ci sono Marchetta, se comprate Alice Pizza Cajou, avete lo sconto, i regali e mi sostenete. Quindi grazie, anzi. Però se invece volete sapere in generale le magliette, c'è un sito che si chiama The Shirt of the Day, Day of the Shirt, qualcosa del genere.
E ci sono tutte le magliette che escono al giorno, perché voi forse non lo sapete, però c'è un grande business online che dura da almeno, non so, 20 anni, in cui ogni giorno un sacco di siti mettono la maglietta del giorno che poi il giorno dopo sparisce. E a me mi diverte sempre molto questa roba e lo faccio da anni, ho non so quante magliette, 700, 800, felpe ne ho di meno, perché costano di più e poi comunque si mettono di meno, quindi non me ne servono così tante. E questa l'ho comprata su TeePublic, per esempio. E quindi Day of the Shirt mi pare che si chiama. Poi abbiamo ancora diverse domande, però ho fame. L'artefice mi chiede: ma il riso soffiato al miele lo fanno ancora? Sì, caro artefice, lo fanno ancora, però non di marca, o almeno io non l'ho mai visto della Nestlé o della Kellogg's. Lo devi cercare nel reparto bio. E di solito sono sacchetti minuscoli, micragnosi, che costano tantissimo, però sono stra buoni. Sono stra buoni pure quelli del Todi's, che invece costano una cazzo. Detto questo, per mia sanità mentale, mangio perché sennò sclero. E poi abbiamo due domande, che poi non sono due, ma sono cinque domande, e abbiamo finito. Forse ci riusciamo a stare entro la mezz'ora. Ho cercato di parlare velocissimamente. Spero, tra l'altro, non di rompermi i coglioni a voi, perché io ho sempre timore che, insomma, questa roba non interessa a nessuno. Quindi, vabbè. E ovviamente qua sotto nei commenti, se avete domande, fatemele, perché poi se mi fate domande su altri video si perdono nel vento, ok? Però se me le scrivete qua sotto, io poi piano piano, la prossima volta che mangio cereali, rispondo a tutti, ma a tutti, 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 come potete vedere. Allora, i cereali che mangio sono sempre gli stessi. Abbiamo le barchette della Nesquik che sono quasi finite, i Coco Pops che sono il cibo degli dèi per quel che mi riguarda, e ste cagate delle ciambelline al miele, pesa il Todi's che fa schifo. E solo in peso. Non so se vi ricordate, nell'altro video avevo provato i pretzel, vediamo se riesco a metterlo bene. E i pretzel poi col cioccolato, questi sono cornflakes, adesso ve li faccio vedere bene, col cioccolato. Avevo provato degli altri, non ve li ho fatti neanche vedere perché erano inutili, si chiamano della stessa linea, crispy, sono molto al latte, finisce là, niente di interessante. Adesso li proviamo. Questi qua sono i Choco Cornflakes, qui c'è tutto il mio pappone e qua sono quelli che ho prelevato. Buon appetito, ovviamente ci sarà un po' di silenzio perché non penso di rispondere a molte domande qua, se no mi si ammollano. E quindi adesso ce la prendiamo con calma, diventiamo un po' meno psicopatici, non parliamo più a macchinetta e mangiamo. Buon appetito. Sentiamo però prima una di queste stronzate, che se non sono granché le metto lì dentro. Niente di che, i Brexel vincono di questa linea, anzi i Brexel io ve li consiglio proprio, mi sono piaciuti tantissimo. Ah, poi prossimamente, penso settimana prossima, mi farò un lungo lungo video sulla mia alimentazione. Sapete che io ero stata male, non riuscivo più a mangiare, ma avete anche visto che ho ricominciato a fare video, quindi questo vuol dire che io ora sto molto meglio, perché riesco a mangiare la maggior parte delle cagate senza sentirmi in colpa. Ho scoperto questo latte arborea, è troppo buono, mi sembra molto più buono degli altri, non so perché, solo io, che per la roba secondo me fa schifo. Mamma mia. È sempre un ottimo pranzo. Stasera mi faccio un'insalata di cavolfiore e peperoni qua al forno, poi mi metto il sottario. Ci ho comprato i Kinder Bluff da mangiarmi di fianco.
Ho ancora un sacco di panettoni alla merda, penso che andremo avanti fino a Pasqua, anche perché quello Motta ha aperto l'ultimo ancora là, nessuno di noi ha il coraggio di mangiarlo, finché lo finisce non ne apre un altro, quindi vabbè. Ma sto comprando, per poi quando avremo finito tutta questa serie, un sacco di cioccolata, perché giustamente il supermercato è pieno di cioccolata in offerta per la Befana. Quindi ho miliardi di barrette, miliardi di roba cioccolatosa, voglio fare tanti video divisi, ne so, tutte le cioccolate Kinder, tutte le barrette tipo Snickers, tutta la roba lì, Lindt. Piano piano, non so quanto ci vorrà fare quei video, ma. Devo decidere se mettere un po' il velocizzato nei video, perché secondo me mangiarsi 10 barrette senza velocizzare mai viene un vizio. Forse velocizzo magari. Che buona sta roba. Che buono. È quasi finito purtroppo. Non è una botta. Oh, sono usciti alla fine un paio di questi. Sono buoni il latte, però sono super calci. Ne puoi mettere tanti. Buonissimo,
Buonissimo. Allora, Giulia mi fa tre domande. Piatto, cibo preferito, così è più facile. Posso dire che mi piace tantissimo la pasta e non potrei vivere probabilmente senza pasta, la mangio quasi tutti i giorni, però non ho un piatto preferito. Di default ti dico la pasta col burro e parmigiano. Tanto burro e tanto parmigiano, però non è poi vero perché la mangio magari 2 o 3 volte l'anno. Quindi non ho, come dicevo, non ho mai roba preferita. Oggi il mio cibo preferito è il cereale, direi. Poi, gli piacciono gli animali? Potremmo rispondere sì e andare tutti a casa, ma non è così semplice. Perché, cosa vuol dire che mi piacciono gli animali? No, dipende, mica tutti, cioè, voglio dire, gli scarafaggi mi fanno schifo. Ma i cani non mi piacciono, i gatti mi piacciono, ma mica tutti. Voglio molto bene a Deborah, le ho voluto molto bene a molti gatti che ho conosciuto, anche gatti che passano di qua, a cui do solo da mangiare, ma li ho detestati degli altri. E detestati proprio fortemente perché ogni gatto è a sé, ogni gatto è una come una persona. Ti piacciono le persone? Nì, cioè insomma, no, a me no, però magari risponderesti nì, mica tutte, no? Alcune stanno proprio sui coglioni. Quindi, come si fa a dire di no? Cosa vuol dire che non ti piacciono gli animali? Certo che ci piacciono, però, non tutti, non tutti, non tutti. Però, certo, mi piace andare in giro, vedere gli animali, questo incontri la volpe, incontri il cinghiale, è sempre molto bello, però non è che c'hai a che fare, no? E poi, sempre Giulia mi chiede come mai ho deciso di vivere in campagna. Non ho una risposta precisa, perché è stato tutto un susseguirsi di eventi. Io sono andata via di casa che avevo 18 anni, ho vissuto sempre in paesini fino ad ora, poi sono andata a vivere in tante città, ho vissuto in tutte le città, quasi tutte, città più grosse d'Italia. E l'ultima città vissuta prima di vivere qua è stata Napoli, ma la decisione già c'era stata prima, perché anni prima, troppo lungo da spiegare, vivevo a Bologna, io non ne potevo più di stare in città, già lì non ne potevo più e stavo già meditando di andarmene in campagna, sto per ruttare, scusate. Perché? Un po' perché la città non era vivibile, c'era un periodo in cui vivevo a Milano dove addirittura ero così stressata per la città che mi era venuto un bozzo qua, io pensavo di morire, invece il dottore mi ha detto no, questo è stress, e mi è andato via quando mi sono spostata, e mi sono spostata a Bologna che pur essendo una città, è una città molto a misura d'uomo, se dovessi scegliere di vivere in un'altra, di nuovo in città, penso che vivrei di nuovo a Bologna, anche se spero di non dover mai prendere una decisione di questo genere. Quindi io già vivevo stressata, poi quando abbiamo avuto la possibilità di andare via dalla città, di poter lavorare lontani dai posti fisici, eccetera, siamo venuti qua e già qui la casa qua già ce l'avevamo e abbiamo avuto possibilità, ci siamo venuti qua, siamo senza niente, nessuno, spesso pure i gatti sono di troppo, si sta molto meglio, noi non piace andare in giro, cioè tieni conto che le esperienze ne ho fatte tante. Discoteche, locali, cose, ne ho fatte per decenni. A un certo punto ti rompi il cazzo e quando alla fine ti rompi il cazzo ti rendi conto che l'unica cosa che facevi in città è andare a lavorare e poi prendere quei soldi e fare le vasche in centro per spenderli e alla fine non c'era niente di più. In più c'era un bordello di gente, c'era puzza, cioè tutto quello che è la città. A un certo punto, io qua cosa ci sto a fare precisamente? Di persone non mi interessa più, gli amici non ci sono già più, cioè già molto difficile mantenere rapporti spostandosi di città in città, no? Quindi di rapporti nelle città in cui vivevo, alla fine ne avevo pochissimi, e comunque sempre tutti circostanziali, non c'era più niente in città per me. E quindi invece qua si sta bene, siamo tutti tranquilli, sinceramente non. Forse i bisogni sono così assottigliati che non me ne fregavo, o forse quelli che pensavo fossero bisogni in città non erano affatto bisogni. Quasi sta bene, so solo dirti questo, è stato un lungo, lungo, lungo percorso. Io abito qui ormai da 4 anni, spero, forse 5, e spero di non dovermi più spostare. E poi l'ultima domanda, conosciuta per ultima, perché è un po' più complicata, è utente 01 che dice: hai notato differenze tra YouTube e TikTok in riferimento al pubblico, tra virgolette, che ti segue, commenta, eccetera? La Madonna, sì! Allora, puntiamo. Allora, premessa, è ovvio che c'è chi ti segue su TikTok e poi ti segue su YouTube e poi ti segue su Instagram. Non è che c'è una selezione all'ingresso e quindi tutti quelli che ti seguono su TikTok sono solo su TikTok, ok? Quindi non è che sono così cretina da pensare che ci sia una differenza
per ogni singola persona. Però in generale posso dirti che TikTok è una merda. È una merda quelli che ti commentano, sono una merda quelli che ti commentano. Io a un certo punto ho sviluppato, già di mio ce l'ho, ma lì me l'hanno proprio sviluppato al 100%, un odio verso qualsiasi genere di commento. E in più io ormai pensavo di essere leggenda, perché nessuno scrive in italiano, io non capisco nemmeno che cazzo scrivono, cioè, e non perché sono di un'altra, loro sono, non sono italiani, non lo sanno scrivere, io non capisco, e non è questione di età. E vi informo che TikTok non ha un'età più bassa di Instagram, forse era vero un tempo, ma io noto un'età più bassa qui su YouTube rispetto a quella di TikTok adesso. TikTok è pieno di casalinghe, è pieno di tutto quello che è giallo zafferano, per capirci. TikTok è la merda, l'unica cosa che devi fare su TikTok è farti prendere per il culo. Tu non puoi fare dei video qualsiasi, devi essere sempre un pagliaccio. Io non sono sempre un pagliaccio, a volte faccio il pagliaccio e a volte faccio i video seri, lo sapete, no? E non è perché poi durano poco i video, eh? È proprio il tipo di atteggiamento generale che c'è in quella piattaforma. L'atteggiamento generale di quella piattaforma è che tu sei lì per far divertire gli altri che ti devono per forza prendere per il culo. Non c'è nient'altro, c'è solo e esclusivamente il bullismo. In più un bullismo fatto da scimmie che non si sono neanche un po' impegnate a imparare a scrivere, quindi non capisci nemmeno che cazzo ti stanno dicendo, ti stanno lì e ti tirano la merda in faccia, c'è cioè, più o meno questo. Su YouTube, in cui io non avevo detto che, non, che pensavo fosse la feccia, la fogna, francamente mi sono ricreduta. Ah, un video del genere non l'avrei mai fatto per TikTok, nessun video di questo genere avrei fatto su TikTok, non mi frega un cazzo di parlare con quegli stronzi di TikTok. Poi io vi leggo i commenti, a volte sono molto lunghi, a volte molto sono interessanti. Non è solo per sapere, arriva qualcuno che ti prende per il culo, arriva qualcuno che deve fare il mastrino nella cucina dicendo troiate. Arrivano tutti, chiaramente, perché ripeto, non è che c'è una divisione netta, le persone sono quelle, girano per tutte le piattaforme. Però, in generale, devo dire che tutti quelli che mi commentano e mi seguono, per ora, sono persone con cui ho piacere a parlare, che ho piacere a leggere, a cui ho piacere a rispondere. E dovete sapere che io, che 3 mesi fa, i commenti io non li leggevo neppure, li leggeva Alfredo e rispondeva lui. Infatti sono cambiati i miei commenti, adesso sono io, si vede che sono io. Prima si vedeva che non ero io, cioè non avrei mai scritto quelle cose, non è proprio il mio modo di parlare. Quindi il fatto che io abbia cominciato ad essere qua in maniera molto, molto, molto assidua, ti fa capire che c'è una differenza abissale, abissale. Poi c'è anche Instagram, Instagram è una via di mezzo, Instagram è un'altra cosa ancora, quindi non è, probabilmente molte persone che mi seguono qui sono su Instagram, cioè più o meno le trovo simili, ecco, da questo punto di vista, penso che siano le stesse persone. E basta, direi che queste sono le domande che mi avete fatto, tante, abbiamo fatto penso una mezz'oretta di video, e quindi non sto qua a dilungarmi. Come sapete, la prossima volta che mangerò i cereali saremo di nuovo qua, potrebbe essere domani, potrebbe essere tra un mese. Scrivetemi tutto quello che vi viene in mente e se sono poi troppe, dividiamo ovviamente il video in più parti. Questa volta non erano tantissime, quindi ce l'abbiamo fatta. Spero di aver risposto. Se quelli che hanno avuto la risposta non sono stati contenti della loro risposta, mi scrivano qua sotto e la prossima volta aggiusto il tiro, perché ovviamente non è un dialogo in presa diretta, quindi io dico delle cose e poi comunque tra l'altro parlo a ruota libera, quindi magari mi perdo via il discorso e non sono abbastanza chiara o soddisfacente, me lo dice, per la prossima volta vediamo un po'. Boh, grazie per la compagnia, spero di non avervi rotto il cazzo e basta. Vado a farmi qualcosa di caldo e vado fuori che c'è il sole, ma dovete sapere che non posso fare video al sole perché il cellulare di merda non ce la fa. Ciao!